novità, quelle di ieri sono insomma state un po' novità, nel senso che più che altro hanno riportato in auge questo tema dello smantellamento del campo di Via Islanda, che era rimasto un po' nei mesi sopito. Sì, non è una novità, d'altronde sapevamo tutti che la regione avrebbe approvato questo progetto, che in realtà un progetto non è, perché l'amministrazione ha già fatto intendere più e più volte di non sapere che pesci pigliare, perché ancora non sanno, ma non lo sappiamo neanche noi, dove andare a piazzare poi queste microaree, perché si rendono conto che obiettivamente ovunque andrai a mettere creerai dei gravi problemi, dei gravi disagi, a fronte di cosa poi? Di un piccolo finanziamento della regione, non sta né in cielo né in terra. Però Zoccarato, è vero anche che in modo abbastanza unitario in consiglio comunale avevate espresso la necessità comunque di andare allo smantellamento di Via Islanda. Ecco, una proposta fattibile forse è quella di insomma di trovare soluzioni più possibile condivise. È possibile secondo lei? Non è possibile per il semplice fatto che non c'è l'intenzione della maggioranza di trovare una soluzione condivisa. Noi non siamo mai stati coinvolti in nessuna decisione, ma addirittura sono stati esclusi anche i consiglieri di maggioranza, perché questo lavoro, questo progetto, come è stato anche dichiarato pubblicamente poi dal vice sindaco, è stato portato avanti esclusivamente dai capigruppo. Persino i consiglieri di maggioranza fino a pochi giorni fa non sapevano com'era la situazione. A mio avviso questo modo di operare è veramente antidemocratico, ma è anche un insulto nei confronti dei cittadini e degli elettori. Però è anche vero che è necessario prima trovare una proposta poi anche da condividere con gli altri. Sappiamo che il tema, lei per primo insomma, ce lo potrebbe dire, è talmente delicato che forse trovare prima un'idea e poi poterla condividere e magari anche migliorarla nel caso. Ma no. i tempi però non te lo permettono. I tempi non te lo permettono, perché adesso la regione ha approvato questo progetto provvisorio, ma a breve bisognerà inviare quello definitivo, quindi i tempi tecnici veramente creano delle difficoltà, e questi tempi dovevano essere impiegati, visto che comunque parliamo di un bando che è in piedi da febbraio dell'anno scorso, sono dei tempi che dovevi impiegare poi per parlare con i cittadini, per andare a parlare in quelle frazioni dove vorranno piazzare queste nuove microaree, per parlare con i residenti, tranquillizzarli e spiegargli come dovrà andare avanti a lavorare, partendo dal presupposto che a mio avviso comunque questo progetto è sbagliato in principio. Quindi secondo lei c'è un ritardo e poi anche il progetto, mi pare di capire, difetto non... nel progetto, ecco, che si sta elaborando. Assolutamente, cioè a mio avviso quello di andare a creare comunque dei nuovi microcampi, chiamiamoli come ci pare, è solo un modo di estendere il problema a tutto il territorio comunale. A mio avviso il problema del campo di Via Islanda lo andavi a risolvere lavorando direttamente su quel campo e mantenendolo tale, non andando a investire ulteriore risorse pubbliche, ulteriore denaro pubblico dei cittadini sui soliti noti che, notizie di cronaca di ieri, ancora una volta sono stati pizzicati ad andare a rubare energia elettrica. Cioè, questa gente obiettivamente ha avuto troppi privilegi e non sono più disposti a pagare per loro. Quindi lei sarebbe per una messa a norma dell'area di Via Islanda? Piuttosto sì, ma per il semplice fatto che almeno il problema è sempre stato lì e lì rimane, non lo andiamo a estendere poi a tutti, perché mi si dice che creando questi nuovi microcampi queste persone si integreranno. Io tengo beneficio del dubbio, ma anche se così sarà tra 30, 40, 50 anni e i residenti che poi si ritroveranno questi nuovi vicini dovranno pagare l'integrazione di queste persone per i prossimi 30, 40 anni. C'è da dire che queste sono, comunque, questo per anche per ricordare, insomma, anche perché se non ricordo male forse c'era anche lei all'incontro che abbiamo fatto qualche tempo fa, proprio per conoscere anche le famiglie che abitano lì. Sono famiglie italiane, sono famiglie sinti, quindi chiaramente insomma, con una tradizione, però sono dicevamo anche un po' diverse, anche perché lì c'è il rischio sempre di non capire, no? Rom, sinti, sono due storie molto diverse. Sì, ma chiedo scusa, non lo metto in dubbio, sono anche convinto che tra quelle persone ci siano anche delle brave persone che ha la propria cultura e che decide di vivere in una certa maniera. Il problema più grande è che lì nel mezzo ci sono anche
20-30 persone di etnia puramente rom, e queste persone qui non sono poi incluse nel progetto di redistribuzione, esatto, delle micro, e qui ancora l'amministrazione non ci ha fatto sapere cosa ci farà con queste persone. Quindi lei dice, Doccato, bisogna sbrigarsi, almeno diteci quello che pensate nel progetto concreto, chiarezza. E poi senza poi parlare solo delle 11 famiglie sinti, ma anche della gestione totale del, anche dei rom. Accidenti, ma queste 20-30 persone di etnia rom dove le andiamo a mettere? Ieri sera per caso ho zoccato, visto che c'è stato consiglio comunale, noi sì, insomma devo ammettere che ieri sera non ho seguito la diretta, ma sì, c'è stato qualcuno che ha tirato magari fuori, sappiamo che poi gli ordini del giorno sono già prefissati, ma qualche volta, sì, vista la notizia di ieri, c'è qualcuno che ha posto la questione? Allora, purtroppo no, io in primis non l'ho potuto fare per il semplice fatto che il consiglio comunale non è stato convocato da 2 mesi, quindi c'era tanta carne al fuoco, tante interrogazioni fermi da un sacco di mesi, da un sacco di settimane, e quindi i lavori sono totalmente bloccati e noi abbiamo dovuto smaltire tutto il pregresso.